Paolo, se mi permette, bisognerebbe inquadrare la maglietta del signore e degli altri del comitato, non tanto la parte sopra, che è una cosa che condividiamo tutti da tempo, ma la parte sotto, perché ha centrato quello che è l'oggetto della discussione. Ormai, quella che lei ha definito un'emergenza, che chiaramente non è un'emergenza, sì, è diventato quello che sta sotto in questa maglietta, cioè un business. Un business per quelli che hanno probabilmente quei palazzinari che hanno fatto le case, se le trovano vuote e non riescono a venderle o ad affittarle, per quegli albergatori che probabilmente per tutta una serie di motivi non riuscivano a riempire gli alberghi che adesso li riempiono così, e capisce bene, senza arrivare poi a citare Mafia Capitale, il Cara di Mineo e tutto quello che è successo, probabilmente una riflessione anche su questo finto buonismo e soprattutto questa bontà d'animo che i nostri amministratori a Roma dimostrano, bisognerebbe seriamente farla. E a Romano bisognerebbe ricordare che è 3 mesi che ci hanno annunciato che finalmente l'Europa inizierà a distribuire quei clandestini che arrivano in Italia, con numeri tra l'altro ridicoli, perché se siamo più o meno 150.000 arrivati fino adesso e di distribuzione si parla al massimo di 40.000, tra l'altro, come lei giustamente faceva notare all'inizio, con la Germania che adesso diventa veramente candidata, adesso avremo la Merkel candidata al premio Nobel per la pace e che dice però io piglio solo i siriani.